Diretti dal cortocircuito, l'aria è completamente messa in sequestro. Proprio ora davanti ai miei occhi stanno mettendo uno degli ultimi cartelli che segna l'area che non deve essere oltrepassata. Noi ora siamo costretti ad interrompere i nostri servizi perché ci stanno sigillando dei padiglioni, ma ci permettono magari di rientrare nell'area, ma per fare cosa? Noi non possiamo più fare nulla lì dentro se portano via tutto. Penso che l'artista in sé, la sua grande ambizione sia di creare un cortocircuito nelle menti delle altre. Questa iniziativa è nata dalla volontà di poter realizzare con i ragazzi del cortocircuito un qualcosa che andasse in aiuto sotto il profilo dell'arte. Ho deciso di accettare questa proposta, appunto, di poter dipingere a sostegno del cortocircuito, perché col mio piccolo contributo tento di sostenere quelle realtà che ho frequentato sin da adolescente, che tra l'altro erano i posti dove ho cominciato a dipingere, a esercitarmi, a scrivere sui muri, quindi cioè, hanno veramente un valore anche nella mia crescita, oltre che artistica, anche, come dire, culturale, insomma, mi appartengono. L'idea è stata proprio della staffetta, cioè di unire proprio questa corsa, no? Questo aiuto, dove gli artisti generosamente, insomma, in qualche maniera offrivano i loro lavori, e che non fosse un'asta, ma che democraticamente fosse una riffa, per cui la possibilità a tutti con pochi soldi di poter accedere alla vincita di un quadro anche, insomma, anche di artisti importanti. Il cortocircuito è un elemento fondamentale della storia della mia città. Ho avuto l'onore di essere stato chiamato ad aiutare per questa causa e non potevo e non volevo tirarmi indietro. È bello il concetto della maratona, proprio per una questione di dare un senso di continuità, non una cosa spot, una tantum, dove magari si cerca anche la vetrina, ma invece è bello proprio il concetto di una cosa che si protrae nel tempo, che non finisce. Appena c'è stata la chiama, diciamo, a noi artisti di dire c'è bisogno di aiutare, sì, ok, aiutiamo in qualsiasi modo, noi possiamo aiutare in questo modo e quindi ben venga, no? Perché si fa, perché è necessario, perché tutte le piccole situazioni che creano aggregazione e cultura sono importantissime in una società che invece va verso la disgregazione della cultura. Il corto appartiene a quella generazione di centri sociali, i primi che hanno lanciato un sasso nello stagno. Lo spazio del corto è stata fucina di tantissime cose, tra cui anche tantissimi altri spazi sociali che ci sono in giro per la città. Le battaglie del cortocircuito ci riguardano tutti e sono le stesse che anche noi portiamo per le strade, portiamo nel quartiere, portiamo nelle piazze, e nella stessa ragione che ci ha spinto appunto nel 98 ad occupare questo palazzo. E anche noi che siamo nati nel 99 e abbiamo preso la spinta da propulsiva che è stata data dalla nascita di questi spazi sociali, e abbiamo interpretato questo segnale per riprodurlo nel quartiere del Quadraro. Siamo
tutti i figli di quella cultura là di rottura che individua nell'occupazione e nell'autogestione una formula di attivismo politico. Sociale è la bacheca vera, è lo spazio libero in cui possiamo esprimerci senza nessuna censura, senza nessuno che ci dice se abbiamo fatto bene o no. Le mura di Centro Sociale sono sempre state disponibili a qualsiasi esperimento culturale, artistico e non solo, musicale, eccetera, eccetera. È anche per questo che io sono qua, perché so che se vengo qui e chiedo ragazzi voglio trasmettere questo mio messaggio, so che sono ben accetto. Questi spazi a me hanno dato molto, come mi hanno dato occasione appunto di esprimermi. I centri sociali sono stati appunto gli spazi dove da un lato ho fruito di occasioni culturali, concerti, mostre e così via, e dall'altro appunto sono stato appunto il mio piccolo attore. Mi sembra importante che questi posti esistano, che resistano. Una città senza questi spazi sarebbe una città sicuramente più povera. Il linguaggio plastico più contemporaneo che noi abbiamo è la street art. Il linguaggio strutturale a livello antropologico, sociologico, sono i centri sociali di occupazione. Mettendoli in gioco questi elementi possiamo veramente creare un'unificazione. Lo scopo anche del centro sociale è di unificare, no? E di creare delle reti, no? I centri sociali e l'arte in strada in comune, come cosa comune, hanno esattamente questa cosa qui, e cioè quella di abbassare nel senso, però elevandolo ovviamente, l'offerta culturale aggregativa che si può sviluppare e portarla a più persone possibili. Perché questi sono luoghi dove si fa cultura, informazione, formazione, accessibili a tutti. Cioè Roma è diventata una città cara, invivibile per tanti aspetti e difficile. Questi sono luoghi dove tutti possono trovare qualcosa da condividere e da fare anche. E questa sera per me è fondamentale perché è un atto politico, perché loro nel loro gesto, tra virgolette, rivoluzionario, nel senso che cambiando lo spazio-tempo della città, quindi riedificando anche a livello proprio mentale e psicologico la città, hanno creato un disappunto col potere dominante, no? È normale, che state a fare voi? Cioè, addirittura la gente pensa, parla d'architettura, parla d'arte, dà dei commenti, si interessa di fare politica, perché quello è un atto politico.